Andiamo. Punto numero due. Come deve essere rilevata, a suo avviso, la temperatura? Qual è il modo migliore? Ma guardi, io rispondo subito in maniera chiara e sintetica. Va misurata a scuola con strumenti uguali per tutte le scuole, se ci vogliamo credere, perché io non credo che la temperatura misurata in 8 milioni di famiglie con termometri diversi sotto l'ascella, sotto la lingua, all'orecchio e in bocca dia un risultato univoco. E aggiungo anche un'altra cosa. Si è detto ed è ormai dimostrato che i giovani tendono ad avere una malattia molto lieve, se non addirittura asintomatica. Certo. Quindi è chiaro che 37,5, che è stata una misura calibrata sugli adulti, è del tutto inadeguata per prevenire che persone infette arrivino Quindi a a scuola. scuola Questa va rivista e andrebbe riabbassata, abbassata. probabilmente su 37,1, 37,2, ma Addirittura. sicuro, perché l'abbiamo visto, i giovani, la maggior parte sono asintomatici, quindi la temperatura va Scusi. misurata a scuola con dei sistemi automatici che verificano anche Ecco. se la mascherina è indossata correttamente, perché ci sono a disposizione meccanismi che fanno anche riconoscimento facciale e verificano che la mascherina è indossata correttamente e allo stesso tempo misurano la temperatura. Si fa in un secondo a persona, Ecco, quindi ma tranquillamente possono entrare migliaia di studenti in pochi minuti. scusi professore, ma perché questa cosa non è stata fatta in modo strategico, come ci ha detto Fioramonti, come indicazione del Comitato Tecnico Scientifico? Perché anche voi virologi non l'avete detto a gran voce? Perché mi sembra essenziale, se in tutte le fabbriche riaprono con la misurazione automatica e con i bioscanner, e uno bellissimo sta qui a forma di koala, è quello della Che Sette, che di cui siamo bellissimo, molto orgogliosi. Sì, perché sembra un koala, piacerebbe anche ai bellissimo, bambini, ma bellissimo. preciso che davanti a quelli degli aeroporti passano 4-5 mila persone al giorno, molto meno degli studenti di una scuola. Ci deve dire come mai, secondo lei, i suoi colleghi non hanno dato questo consiglio e hanno detto comprate 30 milioni di euro di banchi? Ah, ma guardi, io penso che non ci credevano alla temperatura, perché se uno ci crede la prende sul serio, io lo dico Come sinceramente, deve perché la essere? temperatura è una misura Prego, e finisca. le E deve essere misure vanno omogenea. prese sul serio. Quindi è un tema che secondo lei ha influito poco?